Buongiorno a tutti cari concittadini ischitani, a tutte le persone che mi ascoltano e a tutte le persone che hanno a cuore la nostra meravigliosa isola di Ischia. Allora, ieri si è raggiunto un traguardo iniziale, ovviamente, per quello che riguarda una situazione che si stava continuamente a portare a livelli, diciamo, di scontro tra una categoria e il comune dell'isola di Ischia. Parliamo del problema dei tassisti. Si è raggiunto un accordo che in linea di massima ha soddisfatto tutti, ma sicuramente è un inizio, per quello che riguarda il mio punto di vista, della pianificazione su quello che oggi può dare un servizio come i tassi sull'isola di Ischia. Cioè, per cui si è fatto un passo in avanti, deve essere un passo iniziale, ma deve essere un qualche cosa poi da migliorare ancora nei tempi, che possa dare ancora un maggior servizio, può aiutare al problema del piano traffico e può dare anche più soddisfazioni a chi svolge questo lavoro di tassista. Comunque, imeno abbiamo raggiunto un traguardo, anche se iniziale, e possiamo dire iniziamo a lavorare in sinergia, perché la sinergia è indispensabile in un contesto come l'isola di Ischia, dove non devono essere i scontri, ma dobbiamo abbracciare le necessità di tutti i comparti del turismo e cercare sempre di trovare un'intesa che possa favorire principalmente l'isola di Ischia e il nostro turismo. Oggi vi voglio però parlare anche di alcuni discorsi che mi sono molto al cuore. Si continua a prendere sotto gamba da molti sindaci dell'isola di Ischia la situazione delle nostre strade. Abbiamo, diciamo, io come movimento ho continuamente delle segnalazioni di situazioni di manti stradali in condizioni allucinanti, pericolosissimi, e dove io ormai da giorni, settimane, sto avvisando i sindaci di intervenire, di coprire queste buche e di dare una sistemata, in meno che possa evitare dei incidenti che possono essere anche molto gravi. Però i nostri sindaci fanno un po' orecchio di mercante e devo parlare principalmente di due sindaci, il sindaco di Barano, Gaudioso, e il sindaco di Forio, Del Deo. A questi due, a uno probabilmente più tardi lo vado anche a trovare, perché ho avuto già qualche discussione piuttosto animata con il suo segretario, che mi sembra anche spesso che crede di poter fare lo spiritoso. Io sulla vita dei noi cittadini ischitani non mi piace a ridere e scherzare, ragion per cui oggi molto probabilmente, essendo che devo andare a trovare una mia carissima amica, Rosa Iacono, che mi ha invitato gentilmente a casa sua per una chiacchieratina, e essendo che è una persona che io stimo moltissimo, ovviamente ci vado con grande piacere. E già che devo passare vicino al comune di Barano, voglio vedere se ci sta il caro sindaco per farne due chiacchiere con lui, per avere finalmente la certezza che nei prossimi giorni queste benedette e maledette buche vengono chiuse. Per quelle che riguarda Forio, non andrò a trovare al sindaco di Forio, perché il sindaco di Forio ho incontrato già due volte in poco tempo e l'ho segnalato, e ho continuato a segnalare le problematiche, le strade di Forio, e mi pare che lui se ne frega altamente. Oggi ho mandato un'email a lui, e l'ho messo anche su Facebook, dove io ho per l'ennesima volta segnalato
dei tratti di strada di Forio e di Panza, con fotografie che gentilmente mi sono stati mandati da una cittadina di Panza, e dove io ho scritto al sindaco che io adesso mi sto stancando. E ho detto a lui che se non interviene a brevissimo tempo a sistemare queste buche, e parliamo di buche, non deve rifare pavimentazioni e lavori straordinari, ma parliamo dell'ordinario. Se non lo fa nei prossimi giorni, farò io una denuncia alla magistratura per il pericolo delle condizioni stradali dei comuni di Forio e di Barano principalmente. Ragion per cui invito a questi sindaci di non continuare a scherzare con me, perché io c'ho poco da scherzare, perché io, ripeto, non scherzo sul rischio che troviamo prossimamente di nuovo un morto per strada sull'isola di Ischia. Che sia chiaro. E se dovesse malauguratamente accadere, sarò io poi a denunciare alla magistratura e incolpando i sindaci perché non sono intervenuto, malgrado che da settimane le sto avvisando che ci sono condizioni di grande, grande pericolo per la vita dei loro cittadini, noi cittadini. E questo per quello che riguarda il discorso strade. Un altro tema che ne stiamo parlando ormai da settimane è il discorso di Villa Mercede. Il dottor D'Amore, per chi non lo conosce, direttore generale dell'ASL Napoli 2, malgrado le sue promesse che venivano finalmente pagate gli arretrati ai dipendenti di Villa Mercede, e lui parla per il momento solamente dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, ancora il pagamento non è avvenuto. Questa è una mancanza nuovamente di rispetto, è una presa in giro per i lavoratori. Ed è un qualcosa di inaccettabile, perché se io come imprenditore mi permetto di ritardare di pagare un stipendio, due stipendi, tre stipendi, quattro stipendi e via di seguito, io rischio delle denunce e anche la chiusura della mia attività. Allora, caro dottor D'Amore, iniziamo a pagare queste persone perché, caso contrario, cercherò di muovermi per far rimuovere lei da questa benedetta poltrona, che lei non merita, perché sono convinto che lei ogni mese viene pagato puntualmente. Allora, rispetto. Paghiamo queste persone, ma non solo gennaio, febbraio, marzo, ma nel frattempo siamo arrivati a giugno. Dopodiché, sul bando che lei ha messo generosamente, io continuo a fare gli appelli ai sindaci di Ischia, alle cooperative, alle persone che sono nel campo medico, di fare di tutto per presentarsi a questo bando entro l'11 di luglio per poter vincere questa gara e che Villa Mercede sarà finalmente in mano all'isola di Ischia e venga gestita dall'isola di Ischia, perché è una risorsa enorme. È una cosa indispensabile per noi che ci viviamo e non possiamo permettere nuovamente che vada in mano a persone che se ne fregano della nostra isola, che se ne fregano di noi cittadini e possiamo finalmente poter pensare non solo che i nostri anziani, che sono in condizione anche di una circostanza di autoinsufficienza, di non rischiare di essere trasferito sulla terraferma. Allora, muoviamoci, il tempo passa, oggi abbiamo il 26 di giugno. Muoviamoci, sindaci, non perdiamo una grande opportunità nuovamente per l'isola di Ischia. Facciamo
Facciamo questo sforzo e pigliamoci questa villa Mercedes e andiamo a gestirla come Dio comanda e facciamola rendere e facciamolo diventare un qualche cosa che possa far tornare a Ischia una risorsa turistica e anche civile per tutto i cittadini residenti sulla nostra isola. Adesso voglio parlarvi del turismo, turismo di qualità. Turismo di qualità sostiene e privilegia i prodotti locali. Puntare su un turismo consapevole e sensibile a Ischia. Invitato a godere delle risorse del territorio da tutti i punti di vista, dai prodotti della cucina locale serviti. In agriturismi e ristoranti a chilometro zero. Chiamati così perché cucinano esclusivamente con prodotti reperiti nell'arco di pochi chilometri. Alla promozione e lo sviluppo dell'interesse per usi e consumi locali, le feste paesane, le sagre, dove la popolazione e il territorio esprimono il meglio di sé. Favorire la produzione locale, le piccole e medie imprese, che significa oltretutto influire sul benessere del territorio in termini di rendita e di occupazione lavorativa. Questo tutto è turismo di qualità, perché oggi il turista cerca un posto dove poter respirare aria buona, mangiare genuino e non avere quello che c'ha a casa sua, confusione, traffico e cibo che magari arriva da chissà di qua, da quale parte di questa terra. Anche la destagionalizzazione è uno dei target da raggiungere, intesa come la proposta di rendere le località turistiche dei luoghi interessanti e frequentati non solo per poche settimane di alta stagione turistica, ma dell'intero arco dell'anno, per esempio incentivando il turismo culturale con la promozione attraverso mostre ed eventi del patrimonio architettonico e artistico del territorio. E il turismo ecologico con la costituzione di percorsi naturalistici, cicloturismo, ripristino di antiche strade contadine e pastorali, la promozione di aspetti significativi del paesaggio come le campagne e l'entroterra che generalmente non vengono prese in considerazione dalla massa di turisti, ma che invece nascondono luoghi e attrattivi di inconsueta bellezza. Abbiamo tutto questo. Ischia ha tutto questo. Ragion per cui noi non ci possiamo più limitare a una stagione sempre più ristretta, sempre più concentrata e malfunzionante, con un turismo di massa dove ancora oggi ci sono dei tour operator che credono che debbano mandare i gruppage, le gruppi e quant'altro, che hanno già distrutto gran parte dell'indotto turistico isolano. Dobbiamo puntare sul turismo di qualità per il semplice motivo che abbiamo un prodotto di qualità. Se fosse un'isola nel deserto, chiaramente i discorsi sarebbero più complicati, ma giacché abbiamo un territorio che ci invidiano in tutto il mondo, basta saperlo organizzare bene, pianificarlo bene, fare formazione, disciplinare tutte le persone che vivono su questo territorio, tutte le persone che lavorano nel campo turistico e ricostruire da capo un turismo che abbiamo perso e se ce lo siamo giocato in questi ultimi anni. Noi ci nascondiamo, ci lamentiamo, critichiamo, ogni cosa che viene fatta
viene solamente oggi snobbata, viene trascurata, perché ormai c'è come una rassegnazione, come se tutto questo fosse normale. Abbiamo eletto dei sindaci e che se il sindaco non fa, che ci possiamo fare? Chi dice che sono delle persone menefreghista? Chi dice che stanno là per coprire la loro poltrona, che dice che stanno lì per interessi propri. Allora, noi dobbiamo metterci una volta per sempre in mente che queste persone sono state elette da noi. Le abbiamo messi noi, dando noi il voto quando erano le elezioni. Perché altrimenti queste persone oggi non starebbero su quelle poltrone. E con questo raggiungimento della poltrone hanno i doveri sacrosanti di gestire noi cittadini, di tutelarci, di difenderci e di realizzare quello che è possibile sul territorio. Incentivare le iniziative, incentivare l'impresa, realizzare lavoro e creare benessere generale, ma non degrado, non realizzare una vita che porta solamente al fuggire di una gioventù disperata perché non trova più una possibilità per poter sviluppare le proprie interessi, le proprie capacità e poter realizzare un qualche cosa sul territorio. Cioè, per cui questi ragazzi negli ultimi anni sono letteralmente sfuggiti dall'isola di Ischia, sono scappati perché dalla disperazione di trovare un totale disinteresse da parte delle amministrazioni nello sviluppo di questi ragazzi che hanno il diritto sacrosanto di potersi realizzare sulla loro isola di Ischia. Allora dobbiamo cambiare mentalità. La mentalità deve essere quella che noi dobbiamo stare dietro ai nostri sindaci a costringerli di mettere il nostro paese in ordine, di sistemare le strade, di tenere pulite le spiagge, tutte le spiagge, inizialmente dalle spiagge libere, che sono a questo punto gestite dai comuni e non sono campi abbandonati a se stesso. Perché ci sono le spiagge che vengono date in concessione e ci sono le spiagge libere che i comuni sono obbligati a tenerli in perfette condizioni. Abbiamo delle spiagge libere che fanno pena e sono la vergogna dell'isola di Ischia e i sindaci se ne fregano. Allora io dico, ci avete tanto personale comunale. Dove stanno e che cosa fanno? Vorrei capire che lavoro svolgono durante la giornata. Al di fuori che ci sta una nuova legge che ha voluto il Partito delle 5 Stelle, va bene, che dovrebbe, per chi chiede il reddito di cittadinanza, e mi pare che a Ischia l'abbiano chiesto un bel po' di persone, come so io dovrebbero dare anche un certo lasso di ore alla settimana a disposizione del comune per fare dei lavori, servizi utili per la cittadinanza. Allora, tenere in ordine quest'isola, pulire le spiagge, tenere le strade che siano non in condizioni di pericolo, credo che è la base di ogni paese e comune civile. Non è che stiamo chiedendo qualcosa di miracoloso, chiediamo la base di un paese che dovrebbe essere civile e di una località che è rinomata
e che potrebbe e dovrebbe essere oggi la perla del Mediterraneo, una delle località più ambite dell'Italia, una delle località più richieste in Europa e una delle località più frequentate dal mondo. Questo è il mio pensiero. Dobbiamo essere professionisti, dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo lavorare che in modo che la persona che arriva sull'isola di Ischia possa trovare una meta turistica che sia una delle mete più belle del mondo. Il Padre Eterno ci ha regalato un territorio dove Madre Natura esprime in ogni angolo delle meraviglie. Ragion per cui noi abbiamo il dovere di mantenere quest'isola in condizioni come Madre Natura ce l'ha offerta e ce l'ha regalato. Questo in meno per quello che riguarda l'obbligo verso chi arriva dopo di noi. I nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti e tutto quello che verrà dopo di noi. Noi non ci possiamo mettere con la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere nulla. Noi dobbiamo collaborare tutti. E il mio movimento è nato proprio per questo. È un movimento terribilmente antipolitico. Antipolitico non per il senso che non faccia politica, perché la vita è basata tutto sulla politica, perché lo facciamo anche la politica a casa nostra, la politica aziendale, ma non una politica schierata, non una politica corrotta, non una politica venduta, non una politica di destra, non una politica di sinistra, non una politica di centro, ma questo è un movimento dove parla il cittadino. Senza guardare di dove lui guarda e di quale orientamento politico avviene. Non ci interessa. A noi ci interessa di andare avanti, a noi ci interessa di produrre, ci interessa di migliorare il territorio, ci interessano le persone in difficoltà, ci interessano i giovani, ci interessa di migliorare il turismo e dobbiamo batterci che questo finalmente avvenga. Io sarò uno di quelli che mi batterò per questo e non darò tregua a nessun sindaco. Certo, non riesco a fare i miracoli perché comunque i problemi ne sono tanti. Oggi cercherò di andare a trovare il sindaco di Barano. Ieri ho visto il sindaco di Ischia. Lo andrò a ritrovare il sindaco di Ischia. Andrò poi. Se vedo che non succede nulla a Forio, andrò a trovare il sindaco di Forio, ma andrò veramente incazzato nero, perché vedo che tutto quello che io le sto dicendo mi sembra che non le interessa, e tantomeno quello dei cittadini. E allora, se non sente, ci facciamo sentire, andiamo al comune, lo andiamo a avvisare che i tempi sono cambiati, che sta suonando una campana di allarme, la campana dove dice: amico nostro, se non lavori, se non ti dai da fare adesso, te ne devi andare fuori dalle scatoline. L'hai capito, caro sindaco del Deo? Aldo Presutti di te non ha paura. E tu devi lavorare, devi fare il tuo dovere e se non lo fai, devi andare fuori dai coglioni, chiaro? Perché tu stai danneggiando un'isola intera, una comunità intera. Le case non valgono più niente, gli alberghi non valgono più niente, non vale più niente per la tua totale strapotenza e rischi pure che qualche cittadino muore perché te ne frega di tenere le strade in ordine. Allora devi andare fuori dalle balle. Allora non vuoi andare fuori dalle balle? Fai il tuo dovere. Ti paghiamo? Vai a lavorare. Come lavoro io, come lavoro nei miei collaboratori, lavori anche tu. Hai un dovere. E dimostralo da subito. Perché io ho rotto le scatole, perché a me continuamente, ogni giorno, mi scrivono i tuoi cittadini di Forio,
E le strade, e le piazze, e la spiaggia, e questo, e quello, e quello, e quell'altro, e non fai un cavolo. E questo non va bene. Adesso tu ti muovi il tuo culetto e ti metti a fare quello che è il tuo obbligo di fare. Altrimenti io ti romperò le palle. A me non mi piace essere volgare, però tu veramente porti la gente alla disperazione, perché non stai facendo nulla. Veramente nulla, te ne fotti altamente di tutti. E se esce un morto, passerai guai, te lo dico io, perché istigherò il comune che faranno causa a te per la morte di una persona che muore perché tu non aggiusti le strade. E non scherzo, perché tu hai un dovere come primo cittadino. È possibile che su un'isola c'è tanta inciviltà da un cittadino che si vanta tanto di essere il sindaco? Ma vergognati! Ma dai le tue dimissioni se non sei in grado! Ieri sono stato con il tuo collega Enzo Ferrandino per risolvere i problemi dei tassì. Ma qua ci sanno 10.000 problemi. Chiudere, vamo a chiudere le strade, anche le strade di Ischia, proprio fuori al comune. Ma guardate questa piazza dell'antica Reggia, che è costato un occhio della Madonna a mettere questo perfido a terra, tutto dissestato, pieno di buche, che non si può circolare. Caspita, ogni giorno ci passi lì avanti, ma non vedi che c'è da coprire, da asfaltare, da sistemare? Ma che strada è? Ma come ci presentiamo? Non possiamo andare avanti a passi lenti, mo sistemiamo quello, poi si. Ma cavoli, diamoci da fare, ma metti su delle squadre che aggiustano i marciapiedi, le strade, le piante, le spiagge, le cose. Ma muoviamoci, porca miseria. Io nel mio albergo si lavora tutti i giorni, ogni giorno dalla mattina alla sera per tenere l'ordine in ordine l'albergo. Perché non si può fare il comune? Ci sono i lampioni che c'è la luce spenta, c'è il fatto delle immondizie che non viene ritirato come si deve, è tutto abbandonato a se stesso. Ma mettetevi a lavorare, santo Dio! Io voglio che quest'isola cambia e che cambia radicalmente. E lo faccio veramente con lo spirito, non di uno che cerca di prendersi il posto di sindaco o il posto di qualche poltrona di qualche parte. Non mi interessa per nulla, perché non mi piace la politica, perché la politica in Italia o nel mondo non funziona, ragion per cui non è nulla da invidiabile. Poi io soldi non ne ho bisogno della politica, non ho bisogno di favoritismi, non ho bisogno di agevolazioni. Non ho bisogno di niente, è ragione per cui io sono un libero cittadino. Oh, non rappresento la politica, non rappresento nulla, non ho paura di nessuno, mi piace la sfida, mi piace fare un bel turismo, mi piace di trattare bene i miei clienti e mi piace di fare questo lavoro. E vorrei che si faccia dappertutto questo. Perché se vogliamo fare il turismo lo dobbiamo fare bene. Altrimenti chi non lo vuole fare o chi non lo sa fare si deve togliere da mezzo e dare spazio a chi lo sappia fare. Inoltre dobbiamo creare posti di lavoro, ma non lavoro precario, non lavoro di 2 o 3 mesi. E dobbiamo smettere gli albergatori che sfruttano il personale, che non le assicurano, che le pagano male, che non le pagano alla liquidazione, che le pagano quando le pare e le piace. E poi si svendono ai gruppaggi. Io quando sento quelle agenzie che parlano di gruppaggi, ma proprio mi viene da vomitare. Che dobbiamo fare noi con il gruppaggio a Ischia? Il groupage, mandatele nel deserto, mandatele in Siria, in Libano, là va bene il groupage. Noi abbiamo bisogno di gente che porta denari, che fanno sopravvivere i negozi di prodotti di qualità, delle marche, delle griff, dei ristoranti dove si mangia bene, dove funziona tutto, dove non si sta a discutere delle 2 euro, 3 euro per il tassì. Ma deve essere un servizio funzionante 24 ore su 24, con delle applicazioni, delle app, con il radio taxi. Cioè il cliente deve avere i servizi come si deve, dei pullman
schifosi, servizi che non funzionano, non c'è nulla che funziona e pare che tutto è normale. E adesso il prossimo problema che ci arriva è la spazzatura. Eh sì, la spazzatura, la solita problema della spazzatura. Io sono 36 anni che io sto a Ischia. Vengo dalla Germania, da là, da là, lì. I primi 22 anni della mia vita di spazzatura non si è mai parlato, stranamente. Eppure pure là si produce la spazzatura, ma l'avevano già risolto 36 anni fa la spazzatura. Qui sono arrivato, il primo impatto, spazzatura. Problema spazzatura, 36 anni fa! Sapete di che anno parliamo? Nel 1983 si parlava della spazzatura. Siamo nel 2019 e parliamo ancora del problema della spazzatura. Ma vi rendete conto? Ma vi volete svegliare a Ischia? Volete capire che questi qua che stanno ai comuni stanno dormendo? Io vorrei chiedere ai sindaci, ma gli alberghi, la TARSU, l'IMU, la tassa di soggiorno lo stanno pagando? Sono soldi nostri! Sono soldi nostri che servono per mantenere intatta l'isola. Ma pagano? Io le pago, puntuali, potete controllare. Ma sono convinto che ci sono tantissime strutture che non pagano. E questo va a danno nostro, perché sono soldi nostri. Il comune è nostro, l'isola è nostra, l'Italia è nostra. Questo deve entrare nella nostra mente. Ischia non è proprietà del comune, non è di proprietà dell'isola di Ischia. Ischia è di proprietà dei isolani. Ragion per cui noi, se vogliamo salvaguardare e vogliamo riportare quest'isola in condizioni che le cose funzionano e che i turisti arrivano e che i turisti sono soddisfatti, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo diventare professionisti, dobbiamo diventare umili, dobbiamo diventare i servitori dei turisti, delle persone che arrivano qua, che ci fanno vivere, che vengono qua per fare le loro vacanze, chiaro? Allora dobbiamo imparare come si fa il turismo. Allora, essendo che abbiamo un prodotto di altissima qualità, di altissima qualità, di una qualità incredibile, perché abbiamo una bellezza straordinaria, eppure non riusciamo a fare quel poco che dovremmo fare o che dovrebbero fare i sindaci, perché sono super impegnati. Ne abbiamo sei, no uno, abbiamo sei sindaci. Ieri sono stato al comune di Ischia, tra sindaci, vice sindaci, consiglieri, assessori, polizia municipale, queste qua e là, tanta gente che costa tanti soldi, che dovrebbero lavorare. Stavano seduti là a ascoltare e sentire per due ore la canzoncella del tassì, che hanno risolto anche in tutto il mondo, con le quote, con le tariffe predeterminate, con le cose, là si discute, 2 euro, 3 euro, 1 euro, 50, 1 euro il bagaglio, e sopra, e sotto, e avanti, indietro, mamma santissima. Ma sapete perché si parla tanto? Perché abbiamo un turismo di quantità, un turismo povero, perciò stiamo a discutere l'1 euro. Siamo stati ieri due ore per discutere di 50 centesimi. Il sindaco diceva 1 euro e tassisti 1 euro e 50. Di 50 centesimi siamo stati là dentro i 30. A posto di produrre, a posto di vedere che cosa fanno i nostri turisti, se sono contenti o no, parlavamo dei 50 centesimi. Ma dove si è mai visto? Ma dove si è mai visto un servizio di pullman squallido come quello che abbiamo a Ischia? Dei pullman dove non funziona l'aria condizionata, cattivi odori, gli autisti che non hanno voglia di fare un cacchio, non danno informazioni, non ci sta qualcuno che dice questa fermata è quella, nessuna informazione, non si può sapere nulla. La gente deve impazzire a Ischia.
C'è la gente, si deve imbarcare su traghetti che fanno pena, arrivare a Ischia e trovare un casino della Madonna, prendere dei pullman se arrivano e sperare di arrivare a destinazione. E poi dobbiamo discutere 10 centesimi, ma facciamo un turismo di qualità. Non è così difficile. Essi ieri mi sono detto, eh sì, arriva lui, mo c'è la bacchetta magica. Io non ho nessuna bacchetta magica. Però se non iniziamo a mettere la prima pietra per un turismo migliore, non l'avremo mai. Poi non è così difficile e non ci vogliono 10 anni per avere un turismo buono. Basta una buona organizzazione. Una buona pianificazione. Caro sindaco, caro Enzo Ferrandino, non è così difficile. Tu hai un grande bar, si chiama La Dolce Sosta. Credo che per organizzarti, per modificarti, non è che ti fai un programma di 10 anni. Cambi le sedie, le tavole, metti la musica, metti le buone bibite e tutto quanto. Fai quello che è indispensabile. Che il tuo bar sia un bar frequentato, anche perché hai un bar, non so quanti posti ne avrai, 300, 400, 500, e per riempirli non è uno scherzo, cioè per cui deve essere capace. E così funziona il turismo, funziona tutto, la buona volontà, la capacità, la professionalità che ci abbiamo, dobbiamo mettere. Ma non le chiacchiere, non parlare, 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 fare. Allora ci vuole una squadra che controlla lo stato delle strade, dei marciapiedi, che siano sempre perfetti. Non ci deve essere un buco. Le spiagge libere devono essere sempre pulite. Il servizio di autobus deve essere perfetto. La circolazione deve essere controllata. Le ZTL devono essere tenute il più possibile in modo che andiamo a invogliare al turista di lasciare la macchina a casa. All'ischitano di non utilizzare più la macchina ed iniziamo a diventare un'isola ecologica. Allora torno sul problema che avremo tra pochissimi mesi, perché nel frattempo siamo arrivati già a luglio. Lo sapete che siamo già arrivati a luglio? Per chi non lo sappia, oggi abbiamo il 26 di giugno. Luglio, agosto e ci arriva settembre. E a settembre che facciamo? Ce la mangiamo la spazzatura? Sindaci, che avete pensato? La mangiamo? Arriva il bravo De Luca, lo risolve? No! Che l'ha già detto, non una volta. Cari comuni, iniziate a preoccuparvi, perché il problema ci sta. Voi che fate? Parliamo delle 50 centesimi dei tassì? E poi dopo avremo montagne di spazzatura dappertutto. Allora non sono più 50 centesimi. Che ci devono spaventare, ci deve spaventare la spazzatura, perché se saremo immersi nella spazzatura, qui non verrà proprio più nessuno. Allora, né per il tassì, non serve proprio né tassì, né alberghi, né ristorante, né bar, ma neanche più il comune. Saremo immersi dalla spazzatura. Voi immaginate i giornali, i social che scriveranno: Ischia immersa della spazzatura, topi, scarafaggi e quant'altro. Vi rendete conto che cosa andiamo incontro? Però il problema non è dei nostri sindaci, non è un problema del comune. Di chi è? Il problema è magari di Salvini, magari di De Luca che ha chiuso la discarica. I problemi la dobbiamo risolvere noi. Dobbiamo fare la differenziata al 100% e la spazzatura non deve andare più a Napoli, perché noi dobbiamo utilizzare, sfruttare tutto per riciclarlo, perché oggi si può riciclare al 100% la spazzatura, lo sapete questo? Non lo sapete? E basta che girate un po' il mondo, perché il problema della spazzatura non è un problema solamente dell'isola di Ischia. Non è solo un problema dell'isola di Ischia, è un problema di tutto il mondo.
Lo sapete questo? Perché tutti producono le malizie. L'unica differenza è che noi non lo risolviamo. Il perché? Forse c'è chi ci guadagna, chi ci specula, molto probabile. Allora la vogliamo risolvere? Allora iniziamo a fare un progetto, un programma che riusciamo ad arrivarci tra 2 mesi e noi non mandiamo più né un cartone, né una bottiglia di vetro, né una scatola, né niente a Napoli. Differenziata, riciclare, utilizzare, sfruttare, arricchirci con la spazzatura, dimezzare il costo della spazzatura. Dimezzarlo, minimo dimezzare se non di più, per arrivare al punto che la spazzatura diventa una risorsa, non più un costo. Ecco, questo deve fare un sindaco. Come tante altre cose, è stato fatto un convegno meraviglioso l'altro giorno a Napoli, dove si parlava dell'energia. Devo mettermi gli occhiali perché l'età e la vista inizia a perdere purtroppo la sua efficacia. Allora, questo congresso che è stato fatto sull'energia, sull'energia alternativa, sul risparmio energetico, che fu organizzato dalla società ANEA della Camera di Commercio di Napoli. Che cosa scrive? I comuni non hanno più alibi. Con le risorse disponibili è possibile ridurre la propria bolletta energetica, dare lavoro a tanti giovani che emigrano e contrastare il cambiamento climatico. Allora, signori, ci stanno pure i soldi. Possiamo creare lavoro, risparmiare energia elettrica, creare energia alternativa e stranamente abbiamo un sottosuolo dove abbiamo un'acqua calda dove arriva anche a 120-130 gradi. Sapete quanta energia produce? 120-130 gradi? Talmente tanta energia per tutta l'isola di Ischia, l'isola di Procida, Capri e magari anche tutto Napoli. Però intanto noi pensiamo a noi, poi dopo potremo anche vendere l'energia agli altri. Allora ce l'abbiamo, ci abbiamo anche i finanziamenti, abbiamo tutto. Su quest'isola abbiamo tutto. La cosa bella è che su quest'isola abbiamo tutto, non ci manca niente. Abbiamo anche l'acqua potabile, abbiamo le sorgenti di nitrodi, abbiamo tanti fonti di acqua dolce che potremmo fare anche meno della condotta dell'acqua che arriva da Napoli. Potremmo imbottigliare l'acqua di nitrodi, sfruttare i sorgenti di nitrodi per tutto quello che sono i suoi benefici per la salute. Ma l'avete mai letto? Ma l'avete mai sperimentato quest'acqua? Ma voi sapete che questa è un'acqua che è veramente incredibile per un'infinità di patologie. E noi che facciamo? Un turista su 10 lo sa, noi lo buttiamo a mare, tanto che bisogno abbiamo? Siamo ricchi, non abbiamo bisogno di quest'acqua, lo facciamo correre a mare. Certo, l'hanno migliorato, sicuramente l'hanno ristrutturato, ma è sfruttato al 5% forse della sua potenzialità. Vi immaginate se lo andiamo a sfruttare all'80%? 12 mesi all'anno, le acque calde. Che facciamo noi con le acque calde? Aprile, maggio, è bassa stagione, d'inverno non lavoriamo. Lavoriamo un po' a giugno, luglio, agosto, settembre. Luglio, agosto fa talmente tanto caldo che la gente non è proprio attratta dall'acqua calda, perché già fa un caldo bestiale. Guardate come sto sudando. Allora dobbiamo sfruttare l'acqua calda quando fa freddo. Creare una ulteriore risorsa nei mesi di bassa stagione.
Ma che chiacchiere che fa questo? Ma quanta chiacchiere fa questo Presutti? Ha scoperto l'acqua calda di Ischia. Io non ho scoperto proprio un bel niente, però ho scoperto che abbiamo purtroppo la testa dura e stiamo solo qui a lamentarci, a piangerci addosso, a criticare uno con l'altro, gli albergatori e queste, quelle, quelle. E nel frattempo il tempo passa e andiamo dal peggio in peggio. E siamo vicino a un precipizio, stiamo precipitando nel vuoto, nella nullità, nella fine, a posto di risalire e di riprendere terreno, spazio, futuro, lavoro, benessere. Prospettive, dignità, tutto questo l'abbiamo giocato, l'abbiamo buttato via. Non ci interessa, a noi non ci interessa nulla. Non ci interessano i figli, non ci interessano i nipoti, non ci interessa niente. Ci interessa poterci lamentare. A noi ci piace, ci mettiamo a Pasquale, a Giuseppe, a Giovanni, a fare il sindaco e poi iniziamo a lamentarci. Ehi Giuseppe, sarebbe stato meglio Mario. Ehi no, sarebbe stato meglio Raffaele. No, sarebbe stato meglio Giovanni Giuseppe. No, noi dobbiamo dire. Allora, chi ha vinto? Enzo. Chi ha vinto? Gaudioso. Chi ha vinto? Castagna. Chi ha vinto? Del Deo. Adesso lavorate. Adesso voi fate il vostro dovere. E risolviamo tutti i problemi e riportiamo quest'isola a un livello altissimo di qualità. E se non ci siete capaci, ve ne dovete andare. Il giorno che io non sarò più in grado a saper dirigere questo albergo, dove io non sono unico titolare, io dovrò lasciare lo spazio a chi è più bravo di me. Perché se non ho più le capacità di dirigere, e non è poi così semplice e facile dirigere comunque un albergo, perché qui ci lavorano 35 persone che devono essere pagate ogni fine mese, non come fa il dottor D'Amore dell'ASL che paga i dipendenti di Villa Mercedes quando le pare e le piace, perché a lui non è interesse se quella la sera hanno un piatto di pasta davanti da poter mangiare o devono stare lì a elemosinare i soldi. Le spese sono alte, tra IMU, tra spazzatura, tra contributi e tutto quello messo insieme. Però l'affrontiamo ogni giorno e se non sono in grado, il sottoscritto deve dare le sue dimissioni perché dice non sono più in grado. E così deve fare anche il sindaco. Se non è in grado di gestire il proprio comune, deve dare le sue dimissioni. Non ci sono scuse, non può dire ma non ho la maggioranza, ma ho una maggioranza traballante, questo, quella. Te ne devi avere il coraggio di dire, signori, non posso gestire il mio comune perché non sono capace, perché non ho la maggioranza, perché non ho le idee, perché mi mancano i soldi, mi manca tutto. Allora uno lascia il proprio posto di lavoro. Va bene, questo vale per tutti i lavori, per tutti i mestieri. E il sindaco è un mestiere. E se non sai fare il sindaco, devi lasciare lo spazio a uno che lo sappia fare. Se io non so più fare il direttore, me ne devo andare, devi mettere una persona che sappia fare il direttore. Se il mio chef non sa cucinare bene, deve andare via, deve lasciare lo spazio a uno che sappia cucinare bene. La vita è fatta così. Non ci possiamo improvvisare. Non possiamo occupare dei posti se non siamo in grado di poterli fare. Questa è la logica della vita, la logica dell'imprenditoria. Allora, tu sindaco, ti sei candidato? Hai fatto un programma? Hai dei doveri? Vieni pagato e devi fare. Cioè, non è possibile che le strade sono rotte, le spiagge libere sono sporche, il servizio pubblico non funziona, i lampioni sono spenti, la spazzatura non viene raccolta.
I spazzini non lavorano e potremmo fare una fila infinita. Deve funzionare tutto. Quando un cliente arriva in albergo, non posso dire, funziona la piscina, ma non funziona il bagno, funziona il ristorante, ma non funziona la colazione, funziona, la luce in camera, ma non funziona l'aria condizionata, sul balcone non può andare perché c'è un buco, può stare solo in camera. No, deve essere tutto funzionante, deve essere tutto perfetto, perché io faccio accoglienza. E l'accoglienza, caro sindaco Enzo Ferrandino, che ieri hai parlato, o l'altro giorno hai parlato di accoglienza del discorso delle 10 euro o del vino che si offriva una volta, gratis agli ospiti che giravano l'isola. E lo definisci accoglienza. L'accoglienza non è offrire un bicchiere di vino, accoglienza è tutto. L'accoglienza, caro sindaco, e lo dovresti sapere, perché sei anche un commercialista, l'accoglienza su un'isola è tutto. Dal momento che prende un traghetto, arriva all'isola di Ischia e riparte dall'isola di Ischia. L'accoglienza deve essere completa. Non basta un bicchiere di vino o la 10 euro che faccio spendere per il tassì a posto delle 15. Non è questa l'accoglienza. Questo vuol dire svendere un prodotto, omeggiare qualche magagna. Dice: faccio pagare solo 10 euro perché le spiagge non sono in ordine, le strade non sono in ordine, i servizi pubblici non funzionano. Allora lo metto a 10 euro, così magari il cliente alla fine sta zitto, no? Come io, come l'albergo, la camera fa schifo, la faccio trovare un cesto di frutta e dice: benissimo, però ho trovato la frutta. E che se ne fa con la frutta se la camera fa pena? Mangia frutta? Ecco, chiudo gli occhi, non è così. Non sono il fatto che risparmia 3 o 4 euro quando arriva a Ischia e quello dovrebbe essere l'accoglienza grandiosa, grande idea del nostro sindaco, perché prima si dava il bicchiere di vino, ma si dà il passaggio della motoretta qua o del tassì a 10 euro. Non è quella accoglienza, l'accoglienza è tutto. Il turismo non è una cosa banale. Il turismo è qualcosa che cambia sempre, caro sindaco, cambia continuamente, è un'evoluzione continua. Io ho iniziato a fare l'albergo nel 1984, ma sa quante cose ho cambiato io dal 1984 ad oggi? Ma non parlo solo nelle ristrutturazioni, ma proprio come impostazione, come organizzazione, come accoglienza, come sistemazione, come tutto, perché cambiano i tempi, le esigenze cambiano, le abitudini cambiano, la gente cambia e uno deve andare con i tempi. Una volta non mettevamo la televisione, non mettevamo il frigo, non mettevamo l'aria condizionata, non avevamo il wifi, facevamo, poi è arrivato il wifi e lo facevamo pagare il wifi. Oggi non sia mai che lo fai pagare il wifi, lo devi dare gratis, è ovvio. Allora cambia tutto, cambia. Allora cambia tutto, però se tu vuoi dare tutto e vuoi dare la qualità e vuoi dare un'isola perfetta, con strade perfette, con marciapiedi perfette, con giardini e pineti in ordine e con un'accoglienza perfetta e con dei traghetti sistemati per bene e con tutto che funziona bene, va bene? Allora tu puoi anche pretendere che pagano. Se io vado a sedermi al tuo bar, no? Alla Dolce Sosta, e vengo servito perfettamente e mi viene servito una bibita perfetta con il ghiaccio, con il limone, con il piattino, come state facendo, e lo state facendo molto bene. Devo fare un complimento alla Dolce Sosta, perché la Dolce Sosta ha migliorato molto. A me me ne frega se pago un euro in più o un euro in meno la bibita, perché io vedo un buon servizio, la buona qualità e me ne frega dell'euro. Ma se io, a posto di pagare 8 euro la bibita, ne pago solo 5, ma arrivano in un bicchiere senza ghiaccio, senza limone, senza piattino sotto, senza una patatina, i 5 euro sono troppi. Chiaro il principio? Non è il discorso del prezzo basso,
è la qualità. La gente per la qualità paga. E chi non se lo può permettere, vuol dire deve scegliere una destinazione meno prestigiosa come l'isola di Ischia, che offre una infinità di cose. Noi offriamo un'infinità di cose a Ischia. Ragion per cui si deve pagare, perché da noi c'è la collina, c'è una buona cucina, abbiamo i parchi termali, abbiamo la bellezza naturale, abbiamo delle insenature, abbiamo tutto il ben di Dio. E questo ha un prezzo e lo devono pagare, dobbiamo fare un buon turismo di qualità. Allora dobbiamo avere la capacità che qui arrivano dei mezzi, non delle carrette del mare, ma dei mezzi che siano mezzi per gente per bene, deve funzionare tutto il servizio, non deve arrivare la signora elegante con i tacchi, fa 3 passi e cade a terra e si rompe la fronte perché trova 10.000 buchi per strada. Chiaro? Poter camminare, creare zone verdi, le pinete, chi ha voglia di fare jogging va in pineta. Per i bambini, parchi, giochi. Si possono fare migliaia di cose in una località, ma l'importante è di tenerlo in perfette condizioni, avere delle belle spiagge, il mare pulito. Funzionano nei nostri depuratori, caro sindaco? Ho un problema che non ci interessa. Intanto il mare si ripulisce da solo. È un problema? Io credo di sì. Domenica sono stato a Carta Romana, c'erano forse 300-400 imbarcazioni, non si poteva fare il bagno, ma non perché arrivava la sporcizia dal Cocomare o dal Giardino Eden, dalle barche, perché mangiavano sulle barche, la gran parte erano barche da Napoli, si facevano la pasta, le cose, e lo vedevo io. Versavano tutto a mare. Tanto loro la mattina hanno fatto il bagno, poi verso le 2 si sono messi a mangiare. Alle 2:30-3 hanno iniziato a buttare tutto a mare. Il mare era impraticabile e loro facevano la penichella. Alle 5:00-6 hanno messo il motore alla barca, hanno aperto la sentina e sono ripartiti verso Napoli e ci hanno lasciato tutta la porcheria nel nostro mare. Chi è venuto a controllare? La capineria di porto ne viene a controllare nessuno. Ognuno ha potuto fare i cavoli suoi e a noi ci è rimasto il mare sporco. E poi dopo il turista che fa il soggiorno qua galleggia questa sporcizia per 1 o 2 giorni, il lunedì e il martedì, sulle nostre spiagge e dice il mare sporco. Non si fa turismo così, cari sindaci. Turismo non si fa così. Turismo si fa controllato, si deve controllare tutto. Allora arrivano ste barche, devono essere disciplinati, non possono sporcare il nostro mare. Che poi queste barche, il bello, ci vanno a guadagnare neanche un centesimo, perché questi arrivano, se fanno il bagno, mangiano a bordo, sporcano il mare e ripartono. Che ci abbiamo guadagnato? Allora mettiamo una tariffa per chi vuole attraccare o stare lì nelle nostre baie. Iniziamo a mettere lì una tariffa. Mettiamo come fosse una frontiera. Tu puoi stare là, paghi il pedaggio. E se sporchi il mare, ti sequestro anche la barca. Perché tu non ti puoi permettere di sporcare il mare nostro. Perché il mare è nostro. Di tutti quanti noi. Non è il mare di un bingobalino qualsiasi. È nostro. È il nostro pane, è la nostra vita. E così vale per tutte le persone che arrivano. C'è sta gentaglia che arriva a fine settimana, che mangiano con tutte queste ormai tante paninoteche, friggitorie e cose che abbiamo fatto aprire qua sul corso via Roma. Mangiano il panino, le cose e la carta a terra, perché poi non ci sono neanche i cestini. Quell'altro prende le patatine e le butta là, l'altro prende la lattina di Coca-Cola e la butta nel giardino, o di nascosto la prende e lo butta nel vicoletto. Che ci abbiamo guadagnato?
6,50 euro la friggiteria, magari hanno rotto pure qualche vaso e poi ci ha guadagnato la Medmar con i suoi bellissimi traghetti e con i soldi che guadagna la va a investire nelle medie dove le interessa di più. Tanto, Ischia chi se ne frega? Già quelli della terraferma non se ne frega nessuno, né un De Luca, né un qualsiasi altro, non se ne fregano. E se non ce ne freghiamo neanche noi dell'isola, allora siamo veramente fregati. Allora, cari sindaci, visto che abbiamo tanti nemici, e ve l'ho nominati, non solo politici sulla terraferma, ma anche di questi invasori che vengono solo a invadere il nostro mare, le nostre baie e la nostra isola. Portano solo sporcizia, rotture, ma non ci portano nulla. Come mai succede questo a Ischia? Perché non controlliamo? Perché non le controlliamo sta gente che arriva? Che ce ne facciamo con tutta questa gentaglia? Che serve alla nostra economia? Quelli creano solo danni. Allora noi vogliamo un turismo di qualità e poi vogliamo un turismo che sia un turismo di 9, 10 mesi. Forse arriverà anche a 11, forse anche tutto l'anno, ma diciamo 9 mesi, 10 mesi. Ecco, quando ero seduto nel tuo bellissimo locale domenica, o era sabato, chiaramente hai davanti tanti bei negozi. Ma tu sai che io non ho visto entrare, sono stato forse un'ora e mezza, 2 ore seduto nel tuo bar. Sai che non ho visto entrare una persona. Passavano centinaia e centinaia di persone, su e giù, su e giù, su e giù. Non entravano. Guarda, non guardavano neanche verso i negozi. C'era tutta gente che non aveva voglia di spendere. Forse tu eri l'unico fortunato che hai lavorato. Perché poi andando più su, gli altri bar, meno bravi di te, già non lavorano. Il grande Calise non è più il grande Calise, ma non per colpa di chi, non lavora per colpa o non lavora più per colpa che la gente non ci va, non ci lavora più perché purtroppo anche là ci vuole un ricambio, ma questo a noi ci interessa relativamente perché non possiamo sindacare sulle proprietà, ma Calise sta perdendo ogni anno colpi perché non ha più l'età, non vede più quello che dovrebbe vedere, ci vorrebbe un'ondata di gioventù, qualcuno che riesca a riprendere questo bar storico che era conosciuto in tutta l'Italia e anche in Europa, ne parlavano di Calise, Calise era un'istituzione. Oggi purtroppo il titolare non ce lo fa più, non è più in grado. Perciò dico, se uno non è più in grado, prima che va a finire tutto in un fine, un termine, dobbiamo intervenire. Allora, io non vi voglio annoiare, però io vi vorrei svegliare, vorrei scuotere a tutti voi isolani, a tutti ischitani. Diamoci una sterzata, iniziamo a risalire, non ci svendiamo, non stiamo lì a discutere un euro qua, un euro là, cerchiamo di attirare gente buona. E non è difficile, sindaco, mi dispiace, ieri tu mi hai detto, eh sì, non è così facile, arrivi tu e risolvi tutto. No, non è che arrivo io e risolvo tutto, io non so, risolvo, posso risolvere in parte, ma se tu tutti, nessuno escluso di noi, fa la sua parte, lo fa bene, ci riusciamo. Iniziamo ad avere il coraggio di dire, non prendiamo più gruppi. Poi meno, la gran parte degli alberghi non prende più i gruppi o i groupage. Io per esempio non le prendo. Iniziamo a avere, non l'albergo
con 100-150 persone, ma magari con 70-80, ma buoni. Gente che fa guadagnare, gente che porta soldi ai ristoranti, ai bar, ai negozi, a tutto l'indotto del turismo. Ma dobbiamo dare qualità, buona qualità, buona accoglienza, buoni servizi. Tutto deve funzionare alla perfezione e ci ne vuole poco. Un anno, 2 anni, 3 anni. In 3 anni, te lo dico io, quest'isola cambia da così a così. Ma non lavorando 3 mesi, 9 mesi. Con una buona programmazione, con una buona formazione, con una buona pianificazione, con i controlli dovuti, quest'isola, te lo dico io, in un arco di 2, massimo 3 anni, diventa la meta più ambita del mondo. E io non sogno, perché ho gli occhi e giro il mondo. Non so quando hai viaggiato tu, caro Enzo, o Del Deo, o Castagna, o come si chiamate tutti voi sindaci. Io ho girato, e ne ho girato anche molto, l'America, l'Europa, il Sud America, ho girato tanto, ma quello che abbiamo noi qua non l'ho trovato da nessuna parte. Tanta concentrazione di bellezza, tanta concentrazione di natura, tanta concentrazione di mare, di baie, di insenature, di bellezza naturale, non l'ho trovato insieme da nessuna parte. C'era dove ho trovato delle belle spiagge, dove ho trovato un bel mare, dove ho trovato una bella collina, dove magari ho trovato una bella piantagione di ananas, ma tanta concentrazione di bellezza come è a Ischia, io non l'ho trovata da nessuna parte. Ciò per cui non è difficile. Quando tu hai un buon prodotto di qualità e lo sai vendere, lo sai presentare, non è difficile. Non lo sai fare tu, non lo so fare io. E chiamiamo chi lo sa vendere, ma non svendere. Ci vuole la buona volontà di tutti quanti noi per cambiare, per voltare pagina e per avere un'isola che fa vivere a tutti in maniera dignitosamente. Ci vuole la volontà, nient'altro. Tu ce l'hai, Enzo? Gaudioso, tu ce l'hai. Del Deo, tu ce l'hai. Castagna, tu ce l'hai. E tutti gli altri sindaci, ce l'avete? Dimostratelo. Da oggi, da domani mattina. Iniziate a scendere. Iniziate a girare il vostro paese. Guardate se è tutto in ordine. Se è pulito, se le strade sono aggiustate, se i turisti sono contenti, se i cittadini sono contenti. Voi dovete stare in mezzo alla gente, non chiuso nei vostri uffici. Io non mi chiudo in ufficio, mi sono chiuso adesso per fare una diretta a Facebook, ma io sto in mezzo alla gente, io vivo nel mio albergo. Il cliente, se mi vuole, mi trova sempre. Scendo giù quando c'è l'orario di cena, sto in mezzo alla hall, sto in mezzo alla gente. La gente dice, se c'è un problema, al di fuori che ho dei ottimi, bravissimi collaboratori, io sono presente. Se c'è un problema, io sono presente. La gente mi vede, dice, ecco c'è il responsabile. E si ferma e parla. E se non parla lui, vado io. Buongiorno, come sta andando la vacanza? È contento? Va tutto come lei se l'aspettava? Questo faccio. E se tutti sono contenti, e se tutti sono felici, ritornano. E ne parlano bene della mia struttura, e ne parlano bene dell'isola, e ne portano altre persone, e altre, e altre, e altre, e altre, il passaparola, il passaparola. Se bevo una buona bibita e dico a te, mamma mia quanto è buona, la bevi anche tu, il passaparola. Ma se il passaparola deve essere, mamma mia che mare sporco, mamma mia come Ischia era caotico, mamma mia quelle strade come erano, Dio mio i marciapiedi, fa il corso principale che è pieno di buca, non puoi mettere le scarpe con i tacchi, e che traghetti che hanno, e quelle che hanno,
Io sento quello che dice la gente. E allora basta metterla a posto. E se tu cambi e fai degli eventi e fai delle cose straordinarie, la gente ne parla. Ecco, vogliamo fare una cosa grandiosa? Vogliamo fare una cosa sensazionale? Te lo do io. Sistemiamo Casa Micciola, la zona dei terremotati, tutti insieme, tutti! Mettiamo i soldi, ci mettiamo la mano d'opera, ognuno fa la sua parte. E in un arco di 12 mesi facciamo diventare una delle zone più belle la zona terremotata. Ridiamo case, lavoro e dignità alle persone che da ormai 2 anni sono buttati in una camera di qualche albergo o sono accampati da qualche parente, dopo che ci hanno lavorato una vita intera, o magari già i loro genitori, e stanno lì a aspettare. E adesso che cosa facciamo? Arriva il politico di turno che dovrebbe incontrarsi con le categorie per ascoltare delle soluzioni per il terremoto di Casa Micciola. Ma che cazzata è questo? Ma mi chiedo, caro sindaco Castagna, e ti devo venire a trovare, ma che idea gloriosa è questa? Arriva un senatore del Movimento 5 Stelle, ma non ha importanza di che partito, e deve incontrare imprenditori, presidenti di categorie per ascoltare i consigli per la ricostruzione o per quello che deve succedere nella zona del terremoto. Ma che fantasia è questa? Ma di chi è venuta questa idea così geniale? Questa è diventata la zona del pellegrinaggio, ci arriva ognuno e dice qualcosa. Si deve ricostruire! E se non si può ricostruire, si mena a terra e si dà un'altra casa alle persone che hanno perso la casa. E facciamo un bellissimo campo da golf se esce lo spazio. Dobbiamo ricostruirlo. Che dobbiamo fare? Parlare con il politico di turno. E quello ce lo risolve lui il problema. Sì, quello che arriva a Ischia, si prende il premio e sistema la cosa di Ischia parlando con gli imprenditori e le persone di Casa Micciola. E poi si fa prima, facciamo un incontro a Casa Micciola per coordinare quello che noi dobbiamo chiedere e domandare. Ma ancora questo siamo. Siamo ancora a chiedere e a domandare. Ma se qua lo Stato c'ha i debiti fine qua, ci si sta la roba che ci sta rompendo le scatole dalla mattina alla sera, che sta dicendo che stiamo sforando, e noi che cosa chiediamo? I soldi o qualcosa per i terremoti? Sei stata da Amatrice, a Norcia, c'era il terremoto molto prima che a Ischia. Sei stata da Aquila, sei stata nel Beneventano. Fai vedere cosa è stato fatto fino adesso. E che cosa aspettiamo? Che arriva questo sindaco, questo politico senatore di turno e ci risolve il problema del terremoto di Ischia, perché arriva magari il presidente degli albergatori o il presidente non so di che o l'imprenditore di che, dice facciamo qua e facciamo là, e quell'altro dice no, facciamo questo, e il politico dice non vi preoccupate, risolvo il problema della vostra isola, faccio rinascere Casa Micciola. Oh, ma la vogliamo finire a fare i pagliacci? Ti sei fatto rieleggere sindaco Castagna, ma tu le palle ce l'hai, che hai bisogno del senatore di turno che arriva qua sull'isola, ma metta a posto sto benedetto paese se ti sei fatto rieleggere. Come si ricostruisce? Imboccandosi le maniche. Abbiamo una tassa di soggiorno, che fine fa sta tassa di soggiorno? Inizia a dire ai tuoi colleghi, raccogliamo la tassa di soggiorno e ricostruiamo l'isola o la zona dei terremotati. Perché questo è turismo, perché il terremoto è l'immagine del terremoto, è l'effetto del terremoto, ha danneggiato il turismo. E la tassa di soggiorno può essere un mezzo che serve per mettere a posto un problema di turismo. Allora non c'è bisogno del senatore. Ma che fa un senatore?
se non riesce neanche a risolvere i problemi al Senato, non risolve i problemi tuoi, del tuo comune. Ma lo vogliamo finire o no? Ma vogliamo finire a prendere in giro i cittadini? Ma fai una bella cosa, sei stato eletto adesso, dai le tue dimissioni, subito, tatà, dimostri, allora il carattere, allora dico bravo Castagna, perché hai fatto una decisione buona, ti sei tolto dalle scatole, perché hai preso una decisione fuori luogo, a chiamare il senatore che deve parlare con gli imprenditori per vedere cosa deve avvenire a Casamicciola nella zona del terremoto. Ma non so neanche sentire sta cosa. Guardate, io non ho paura di nessuno. Voi mi potete attaccare, mi potete odiare, potete dire ma questo che cosa vuole, tu presunti, ma perché non fai i cavoli suoi? E allora se avete ragione, perché io me ne potrei permettere il lusso di andare a vivere da un'altra parte, in grazia di Dio, fregarmene di tutto. Tanti, i miei figli sono andati per i fatti loro. Non devo dare niente a nessuno. Soldi, un po' di soldi da parte, ce l'ho. E ne potrei fregare altamente di tutto. E godermi la vita. Invece ho detto no. Io voglio fare qualcosa per l'isola di Ischia. Già che io, grazie all'isola di Ischia, e anche i miei genitori e anche i miei zii hanno potuto godere di questa isola per poter migliorare la loro posizione economica, oggi voglio essere io a fare qualcosa per l'isola di Ischia, già che gli isolani hanno preso un po' di sonno, sono caduti in letargo, le voglio svegliare e dire: cari cittadini ischitani, già che avete la fortuna o la sfortuna di avere sei sindaci, vuol dire avete sei personaggi che possono e devono risolvere i vostri problemi, usateli, che loro facciano quello che è il loro dovere. E non avete paura di loro, voi non dovete temere i sindaci, non sono nulla, niente. Perché il sindaco è sindaco perché l'hai votato tu, perché se non lo votavi tu non era nessuno, nel senso era uno qualsiasi. Guarda di tutti i sindaci che c'erano prima al comune, io le vedo girare, non le saluta più nessuno, non le pensa più nessuno, però oggi quando vediamo il sindaco, 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 come fosse un padre eterno, come fosse Gesù sceso in terra. Non è nessuno, è il primo cittadino, pieno di problemi, è pieno di frustrazioni, perché non riesce a risolvere i vostri problemi, o non le vuole risolvere i vostri problemi. Allora, certo l'educazione, il saluto, ma non la sottomissione. Dire, caro cittadino, tu hai voluto il mio voto? Sei venuto a bussare alla mia porta? A chiedere il mio voto? Te l'ho dato? Hai detto che è un programma per tutelare le mie interesse, la mia salute, i miei figli, il futuro della mia isola? E fallo. Perché non lo fai? Perché non lo fai? Perché non aggiusti le strade? Perché deve morire qualcuno? Perché c'è un buco? Perché uno deve prendere una storta perché c'è un buco? Perché uno deve rischiare di prendere un'infezione su una spiaggia libera perché non viene pulita? Perché? Rispondimi il perché. Allora, solo su questi due temi, spiagge libere sporche e strade in condizioni disastrate, perché? Datemi una risposta. Se avete due palle, in meno rispondetemi il perché, in meno così mi tolgo lo sfizio e ho una risposta. Dite, non si può pulire perché abbiamo le braccia bloccate. Però diteci qualcosa. E se non avete una scusa valida, fate pulire le spiagge libere. Sistemate le strade prima che qualcuno ci lascia la pelle. Fate un buon turismo, risolvete tutti i problemi di Ischia,
uno per uno. Ogni giorno fate qualcosa. Fate una lista e poi iniziate a cancellare le cose che avete fatto. Questo lo conosci? Lo conosci? Chi l'ha scritto? Vuoi che te lo leggo? Ci staremo un'ora per leggerlo. Io ci impiego un'ora per leggerlo, perché c'è scritto talmente tanto che se si faceva il 10%, il 10% di quello che è scritto, già avremmo fatto dei passi da gigante. Che ci vogliono 5 anni. Bene. Allora, in 2 anni che cosa abbiamo fatto? Hai fatto la piazza dei eroi, hai fatto il parcheggio, bene, è stato tolto quel cazzo di pontile, bene, ma non è sufficiente, hai asfaltato via De Rivals, bene, su quelle che hai fatto bene non critico, ma è troppo poco. Perché poco? Perché siamo terribilmente in ritardo, il treno è passato e dobbiamo correre. Correre velocemente per recuperare il tempo. Allora tu devi lavorare il doppio, il triplo. Ci dovresti quasi dormire al comune, perché c'è talmente tanto da fare che non c'è tempo da perdere. Perché è troppo lento. Ci sono troppe cose. Allora ti devi organizzare, devi pianificarti. Capisci? Tu, come anche tutti gli altri 5 sindaci di Ischia, ne siete 6, lo ripeto, 6, non uno. Cioè non è che qua c'è uno che deve pensare a tutto l'Ischia, ci stanno 6 che devono guardare non so quanti chilometri quadrati. Non è così. Allora cosa fa un sindaco di una città? O di una città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia e via di seguito e via di seguito. Avete un comune piccolo e lo potete gestire, può diventare un gioiello. Fate la gara del comune più bello, come facciamo la gara di Sant'Anna del carro più bello, facciamo il comune più bello, la gara, e il sindaco che riesce a fare meglio sarà premiato dai cittadini. Non sarebbe una bella idea? Sarebbe bellissima. Allora, adesso io voglio finire la diretta, anche perché credo che ho detto abbastanza, spero che qualcosa di quello che ho detto rimane. Io faccio la mia rubrica ogni settimana, l'ho fatto ieri, adesso Tele Ischia ha fatto in modo che si possono vedere le rubriche che io ho fatto anche le settimane scorse. Ogni volta, ogni martedì affronto un problema, discuto di un problema, ho già invitato il prossimo ospite martedì, che non vi dico però chi è, perché sarà poi una sorpresa, ma sarà una persona che ha un'altra grande soluzione per un grande problema di Ischia, come abbiamo avuto Paolo May con un bellissimo progetto che io dovrò adesso a fare un appuntamento con il caro Enzo per portarlo questo progetto insieme con Paolo May, se lo deve guardare, se lo deve studiare e poi ci deve dire va bene o non va bene, e se non va bene deve dire perché non va bene, e se non si può fare ci deve dire perché non si può fare, deve darci delle risposte belle, chiare e tonde. Ma se si può fare, già che è un'ottima idea, è un'idea geniale, bellissima, grandiosa, se volete andate su Tele Ischia e guardate la mia rubrica di ieri, cioè di martedì, volevo dire, perché adesso si può vedere, andate a vedere questa bella idea di Paolo May. E martedì ci sarà un'altra persona. Andiamo ad affrontare un altro problema. E così affrontiamo tutti i problemi. Voi dite, vabbè, ma lei ne parla solo. No, io parlo con i sindaci, cerco di portare avanti i discorsi e poi certamente se trovo tutti ostacoli a non finire, io qualche ostacolo lo posso anche eliminare, ma se poi proprio non c'è la volontà di cambiare questa benedetta isola, e allora a questo punto io ho bisogno di aiuto, io da solo non è che posso fare la gara, non posso fare la gara degli ostacoli io da solo, lo dobbiamo fare tutti insieme, dobbiamo collaborare, e io non voglio essere sindaco, chiaro sindaci, non voglio togliere il posto, tenetevelo caro.
perché le responsabilità sono tante e il lavoro è tantissimo e io non lo voglio. Vi voglio aiutare, vi suggerisco e vi rompo le scatole se non fate determinate cose, perché sono indispensabili, dobbiamo cambiare l'isola, la dobbiamo migliorare molto, tanto tantissimo, dobbiamo avere un turismo di qualità che tutti devono essere contenti e guadagnare. Lavoro, lavoro, lavoro a tutti, lavoro a tutti. Ma non precarietà, chiaro? Non vogliamo la precarietà, non vogliamo lavorare 3-4 mesi e non vogliamo avere lo stipendio ridotto perché un albergatore credi di poter fare pressione sul dipendente e pagarlo a posto di 10 lire, 8 lire, perché il sindaco ha deciso che il taxi costa solo 10 euro, allora magari l'albergatore dice, ah, allora per l'accoglienza facciamo una cosa, a posto che ti pago 10 lire, te ne paghi solo 8. Fa parte dell'accoglienza, capito? Va a finire che poi l'albergatore trova pure questa scusa. Allora, i collaboratori devono essere pagati regolarmente, pagati bene, devono essere stimolati per poter fare bene il loro lavoro. Allora, tutto deve funzionare. Allora, vi lascio tranquilli, anche perché adesso voglio andare a vedere se trovo il sindaco di Barano, il caro sindaco Gaudioso. Lo voglio conoscere, conoscevo il padre, voglio conoscere il figlio e sapere perché lo voglio vedere. Perché 4 volte ho parlato, ho scritto a lui e al suo segretario per dire che ci sono dei tratti di strada di pericolo di vita e non hanno mosso un dito. Voglio andare là e dire perché. E lui mi dovrà rispondere il perché. Non ho detto che lo deve asfaltare perché devono riaprire la strada perché poi riprendono le strade dell'impianto del gas. Perché non chiude le buche? Perché ci deve andare uno a finire nella buca e morire? Questo lui mi deve rispondere. Poi dopo vado dalla cara signora Iacono che ha il desiderio di parlare con me. Allora vado lì a Fontana a parlare con lei. Perché è una donna eccezionale che si sta facendo in quattro per noi isolani. E io per ringraziarla vado da lei e voglio sentire come la posso essere utile. E poi ritorno qua a lavorare, come ho fatto stamattina e come faccio tutti i giorni. Ogni tanto mi vado a fare anche un bagno. Mi prendo anche la barca e vado a fare un bagno. Però sto spendendo il mio tempo. Non solo per la mia azienda, lo sto spendendo per l'isola di Ischia. Allora, tutti quelli che mi criticano, tutti quelli che mi stanno insultando, tutti quelli che mi devono fare il sapientone, perché poi mi arriva di tutto di più su Facebook, non vi credete che sono tutti quanti bravi e buoni. C'è sempre quello là che in qualche maniera deve mandare la frecciata a dire che io devo imparare meglio l'italiano, che non so scrivere bene italiano. Sono nato in Germania, ho studiato in Germania, l'italiano l'ho imparato in autodidatta. Che ci posso fare? Non sono andato nelle scuole italiane, ma il tedesco lo parlo perfettamente, le scuole tedesche le ho fatte. Però approfittano per dire, ma lei impari prima l'italiano. O quello che dice, voi albergatori siete voi che avete rovinato il turismo. Io no. Sicuramente anche gli albergatori hanno la loro parte di errore e che stanno sbagliando per il mio punto di vista, molto. Ma si attacca a me. Ha avuto attacchi un po' da tutto, ma non fa niente, non è un problema questo. Mai. Sta gente non le penso proprio, le butto fuori dal Facebook e lo chiudiamo così. Però quello che io vi vorrei dire, poi finisco, tutto quello che faccio, e questo io ve lo giuro, e ci metto la mano sul cuore, lo faccio veramente per l'isola, non per un mio proprio utilizzo. Lo faccio perché veramente voglio cambiare l'isola. E non perché voglio avere ringraziamenti, meriti, apprezzamenti, poltroni, favori o qualche altro, non voglio niente. Lo faccio totalmente senza interesse, solo per un interesse collettivo. Questo io ve lo posso garantire.
che poi sbaglia magari, che magari le cose non le faccio perfettamente. E non sono perfetto, però ci sto mettendo tutta la buona volontà, credetemi. Mi alzo presto la mattina alle 5 e mezza, inizio a pensare, leggo, scrivo, rispondo, faccio. Cerco di fare il più possibile di quello che è nelle mie possibilità e non mi fermerò, non mi stancherò. Cercherò di andare avanti finché riesco a raggiungere quello che ne ho messo nel mio obiettivo. L'obiettivo è quello di cambiare l'andamento dell'isola di Ischia e ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro sostegno, ma non solo quello morale. Effettivamente ognuno di voi deve guardare, deve guardarsi intorno, deve comunicare, comunicarmi le cose. Adesso Teleischia mi metterà anche a disposizione sul loro sito uno spazio, un blog dove potete comunicare con me. Allora, comunicando come stamattina che una signora mi ha raccontato di questo stato, di questa strada di Panza. E io l'ho subito messo le sue foto e tutto, ho mandato un'email al sindaco con la lettera. Con le foto, l'ho messo su Facebook, l'ho fatto circolare, l'ho messo in tutte le direzioni, va bene, e ho scritto anche sotto che se il sindaco adesso non si dà da fare, io lo faccio un esposto perché sono le strade pericolose, cioè mette a rischio la popolazione isolana. Ragion per cui il sindaco ha il dovere, ci sono dei doveri. E se viene meno di questi doveri, io posso denunciarlo. Allora, se il sindaco di Forio non mette a posto queste strade, verso Panza, la strada della Borbonica, la strada che va a Citara, io creerò problemi al sindaco e alla sua amministrazione.